Questo è uno degli ultimi tuffi che ho fatto oggi, è circa l'una, dopo 6 ore e mezzo di mare. Qui parto col tuffo, so benissimo dove mi trovo, sto seguendo un tunnel, parto da un masso che conosco bene e qui di solito faccio i miei aspetti dove resto nascosto da queste due punte di tetrapodi. Sia dalla parte destra che dalla sinistra, e lì resto un po' nascosto e faccio i miei aspetti. Di fronte sulla sinistra ho il lastrone che si inabissa a una profondità circa di 8 metri ed è sospeso sopra i tetrapodi. È un lastrone in cemento. Qui ormai non ne avevo più, praticamente sono le ultime apnee, quindi decido di interrompere, di fare un giro affacciandomi al lastrone per vedere un po' la visibilità, pura curiosità, e subito nella punta, nell'angolino dove indica la punta dell'arbalete, noto che si muove qualcosa e capisco che sono due seppie. Avrei potuto entrare dentro, fare una manovra, cercare di prenderne due, una coppia, però non era nel caso, ero cotto, ne avevo già prese quattro e questa era la quinta, una poteva bastare e quindi ho deciso di non rischiare nulla e di accontentarmi. Cinque seppie vanno più che bene. E quei lastroni lì sono comunque sempre pericolosi. Come si muove un po' dentro, poi non si vede più nulla, e comunque ci si mette sempre in situazioni di pericolo dopo 6 ore e mezza di mare. Le forze sono quelle che sono, e non è proprio il caso. Quindi è stata un'ottima scelta. Alle volte è meglio accontentarsi. E l'acqua è torbida, siamo nell'una del pomeriggio e questa è la pescata.